Ragazze, buongiorno. Oggi mi sentite con la voce un po' raffreddata. Faremo una lettura diversa. Se ogni tanto tossisco come mi viene adesso, abbiate pazienza. Oggi faremo una lettura di connessione con la nostra dea femminile e con la nostra vera. Con la parte più vera di noi, quindi con la parte più femminile e più autentica di noi. E è un argomento che sto affrontando molto anche nel mio gruppo privato, Brilla come una dea, quindi niente, cioè è importante lavorare sulla femminilità, sul riscoprire chi siamo veramente. E quindi niente, questa è una lettura interattiva in cui scopriremo proprio cosa possiamo fare per sentirci più sicure, per sentirci più dee, su quali aspetti della nostra femminilità dobbiamo andare a lavorare. E quindi scegliamo un mazzetto, quindi ho preparato uno e due. Allora, questo qui l'ho chiamato il mazzetto del camaleonte, è una pietrina che ho trovato ieri mentre passeggiavo in spiaggia. Mi sembra proprio un camaleonte. E questa qui l'ho chiamata la mingherlina, è una pietra molto piccolina con queste sfumature così, sembra tipo un quarzo, ma quarzo non è, una pietra da spiaggia, quindi bella carica della luce del sole. Quindi scegli o camaleonte o mingherlina. Fatto? Iniziamo con mingherlina. Allora, vediamo che cosa ci dice. Quindi vediamo un po'. Poi vediamo le idee che cosa ci dicono. Allora, vediamo un po'. La prima carta, che cosa ci dice? Ci dice a che punto ci troviamo adesso. E guardate che cosa è uscito, la legge del riflesso. Che significa? Significa che in questo momento, in questo momento della nostra vita, vediamo tutto ciò che è, diciamo, tutte le nostre dinamiche, tutti i nostri difetti, tutto ciò che riguarda il nostro interno lo stiamo vedendo al di fuori. Ok? Magari non ne siamo tanto consapevoli perché non siamo a conoscenza della legge del riflesso, ma la legge del riflesso ci viene a dire proprio questo, ovvero che qualunque cosa che parte da Ermete Trismegisto, che dice come sopra, come così sotto, come dentro, così fuori, e ci dice che qualunque cosa che, per esempio, se tu adesso stai attirando dei partner, dei ragazzi che non sono disponibili, dei narcisisti o comunque delle persone che ti stanno facendo soffrire, sappi che queste persone stanno facendo nient'altro che riflettere delle tue dinamiche che hai da lavorare, ok? Quindi qualunque dinamica, diciamo, negativa che stai vedendo nella tua vita, rispecchiata in altre persone, non, cioè, sappi che non devi accusare nessuno, ma semplicemente sono cose che partono da dentro di te. Infatti, come vedi, c'è questa donna che si guarda allo specchio e si vede riflessa, e questa è la legge universale del riflesso. La dea che cosa ci viene a dire? Che in questo momento True Love, praticamente dice tutte le tue tendenze romantiche che stanno nel tuo cuore hanno fatto sì che l'universo ti stia mandando grande amore. Quindi, se è vero che in questo momento tu comunque non ti trovi in una fase
diciamo, non ti senti accolta, non ti senti amata, senti di voler scappare dagli altri, sappi che l'universo, e in particolare questa idea Guinevere, ti sta inviando amore e ti sta dicendo: guarda che comunque dentro di te arde questa fiamma dell'amore, perché tu sei amore, sei nata da questa fonte di amore divino. E di conseguenza l'universo comunque, anche se tu non ti accetti, non gliene frega niente all'universo se tu non ti accetti, perché l'universo ti ama così come sei, anche quando non ti senti accettata, anche quando ti senti rifiutata, anche quando ti senti l'ultima delle donne, anche quando non ti senti non amata dagli uomini, anche quando senti di aver avuto dei conflitti con tuo padre che non riesci a risolvere e provi rabbia nei tuoi confronti. Provi rabbia verso di lui e provi rabbia verso il genere maschile. Non ti preoccupare, sei comunque amata. Quindi inizia ad accogliere le tue rabbie, le tue frustrazioni, le tue paure, le tue ansie. E vedrai che anche se continuerai magari a sentire queste ferite che pulsano, però non ti preoccupare perché sappi che sei comunque amata, anche se tu non lo sai. Bellissimo. La seconda carta invece, che è questa, ci dice cosa dobbiamo lasciare andare per amarci pienamente e amare di conseguenza anche gli altri, perché la legge del riflesso ci insegna questo, che se noi ci amiamo, ameremo anche l'esterno, anche gli altri. La chiave! La chiave. Allora, che cosa vuol dire? Che cosa dobbiamo lasciare andare? Molte volte noi vogliamo troppo avere il controllo di come deve andare una situazione, di come deve andare una storia d'amore, di come deve andare una relazione in famiglia, di come deve andare il lavoro, di come deve andare la nostra vita in generale. La chiave, in questo caso per me rappresenta lasciare andare il controllo. Cioè, lasciare andare questo attaccamento al risultato, a come devono andare per forza le cose, perché tante volte la mente e l'anima viaggiano su due piani completamente differenti. E quindi lasciati più andare, è soltanto lasciandoti andare che entrerà la magia nella tua vita, ok? E Sedna, Infinite Supply, ci dice: tu sei supplied, sarebbe for today and all of your tomorrows. Quindi tu ricevi aiuto e sostegno oggi e tutti i tuoi domani. Quindi, anche se questo controllo in realtà, che cosa ci viene a dire? È un controllo che arriva perché abbiamo paura di perdere. Ok, cioè, hai visto quando abbiamo troppo controllo su una situazione? Perché fondamentalmente abbiamo paura di perdere qualche cosa, paura di perdere il controllo, di rimanere senza qualcosa, senza amore, fondamentalmente, alla fine si riduce a quello, no? Ma Sedna, la dea Sedna, ci dice: guarda che c'è questa infinita fonte di amore che ti travolge. Infatti Sedna è una dea piena di fiori. C'è questa cascata di, tra l'altro sembrano anche stelle, i suoi capelli sono stelle e sta adagiata su un manto di fiori. C'è una balena che sta vicino a lei, quindi la balena è un animale molto, come dire, molto misterioso, molto magico. La balena è simbolo di casa, di protezione. Quindi sei protetta. Ok, quindi che cosa devi lasciare andare? Lascia andare questa mania di controllo su tutte le situazioni, perché tanto comunque sei protetta. Infatti questi messaggi un po' si richiamano, no? E poi invece, cosa dobbiamo fare per cosa dobbiamo aggiungere nella nostra vita per farci sentire più sicure? Quindi nel concreto, adesso andiamo nel concreto. Ah, dobbiamo aggiungere il dono. Guarda, questa è una delle carte che amo di più. Il dono è la tua missione dell'anima. Quindi che cosa devi aggiungere nella tua vita per sentirti sicura? Fondamentalmente non devi aggiungere niente, devi solo scoprire qual è il tuo dono, che cosa sei venuto a fare su questa terra. Tante volte le donne, ma anche gli uomini, si lasciano
prendere troppo da questa ricerca dell'amore, no? L'amore qua, l'amore di là, se non trovo l'amore mi deprimo. Ma in realtà quello che ci dà la vita, quello che ci dà l'entusiasmo, la gioia di vivere, è proprio scoprire la nostra missione dell'anima. Quindi quello che devi fare è scoprire qual è questo tuo dono. E guarda qua, è uscita abbondanza. Prosperità, l'universo sta mettendo la sua abbondanza su di te, sii aperta a ricevere. Guarda che bella questa carta anche. C'è questa donna che è la dea dell'abbondanza, si chiama proprio Abbondanza, e ha in mano una cornucopia piena di monete. L'abbondanza arriva, cioè ti dice che devi, per una volta che hai scoperto questo tuo dono, tu sentirai un'abbondanza non solo a livello economico, ma anche a livello proprio di spirito. Sentirai di essere abbondante perché quando tu scopri il tuo dono e scopri che puoi dare tanto agli altri, ti senti abbondante, al di là dell'aspetto economico che comunque è importante, però ti senti proprio abbondante tu perché dici, ah, allora non è che so, cioè, non, magari se prima ti sentivi che, come se non valevi a niente, una volta che inizi a elargire questo tuo dono agli altri, ti senti anche più abbondante, non hai bisogno, cioè non vivi più nella modalità bisogno, nella modalità richiesta, ma vivi nella modalità che sei tu a dare, come un sole, no? Che dà. Ok, bellissima questa cosa. Poi ovviamente attraverso la lettura dell'oracolo dei registri akashici ci possiamo anche andare a scoprire qual è il tuo dono. Ok, poi andiamo a questa invece. Su quali aspetti del divino femminile devi lavorare di più? Allora, legge della conoscenza e Rhiannon, sorceress. Sei magico, you are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Sei una persona magica che può manifestare le sue chiare intenzioni nella realtà. Allora, su quali aspetti del divino femminile dobbiamo lavorare? Allora, innanzitutto io penso che leggere, allora qui ci dicono legge della conoscenza, quindi leggere magari dei libri, informarti su che cos'è il divino femminile, che cos'è la dea dentro di noi, che cosa significa risvegliare la dea che è dentro di noi, lo puoi fare anche tramite il mio canale. Nel mio canale sto mettendo tanti tanti video sul risveglio della femminilità, sul risveglio della sensualità. C'è proprio bisogno, al di là, cioè, proprio a livello di noi come donne, dobbiamo risvegliare la nostra femminilità per elevare l'uomo, cioè per la pace nel mondo in pratica si crea quando il divino maschile e il femminile sono equilibrati, sono in equilibrio. Se noi donne praticamente continuiamo ad essere in un'energia maschile perché andiamo a lavorare e quindi poi torniamo a casa, siamo stanche, siamo sempre in energia maschile, non ci rilassiamo, non ci prendiamo cura di noi, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista proprio spirituale, non ci prendiamo 10 minuti per meditare. È normale che questa femminilità, quando è che si sveglia, non si può svegliare. E qua questa Rhiannon ci dice: guarda che tu sei una persona magica che può manifestare le tue intenzioni nella realtà. Più noi risvegliamo la femminilità dentro di noi e più possiamo manifestare i nostri desideri, possiamo manifestare le nostre intenzioni. Infatti c'è lei a cavallo di un, guarda che bella, a cavallo di un unicorno, eccolo qua. E praticamente c'è lei con questo velo bellissimo che ci invita proprio a manifestare, cioè ci dice guarda che se risvegli la tua femminilità, comunque anche le tue, invece di fare le cose con sforzo, di fare le cose push push push, le puoi manifestare con molta più naturalezza. Essere femminili e scoprire la nostra femminilità vuol dire anche seguire il flusso, no? E quindi manifestare con molta più naturalezza, manifestare i nostri sogni con molta più naturalezza. Poi, quali ostacoli invece ci impediscono di connetterci col mondo intorno a te? Quali
Quali ostacoli invece ci impediscono di connetterci con il mondo che ci sta intorno? Allora, innanzitutto il bianco è uscito e coventina, purificazione, è tempo di una disintossicazione del tuo corpo e della tua mente. Guardate che spettacolo! Allora, praticamente è uscito il bianco e coventina, guardate qua. Allora, il bianco è questa piuma qui, che già di suo sta a significare la purezza o comunque il bisogno di una purificazione. E poi c'è questa dea che si chiama Coventina, che ci dice ancora purificazione, sembra fatto apposta. Questa dea, come vedi, emerge dalle acque, è bellissima, emerge dalle acque. E a un certo punto veste queste acque color arcobaleno e tiene in mano una coppa con dell'acqua e una colomba. E il messaggio non può essere più esplicito. Gli ostacoli adesso loro non ce li, diciamo, ce ne sono tanti, ce ne sono diversi, ma loro non si vogliono focalizzare sugli ostacoli. Ci stanno dicendo: guarda, non ti interessa sapere quali sono gli ostacoli, fai una bella detox, fai una bella purificazione, bevi tanta acqua, immergiti nell'acqua. Ci sono anche delle cose molto pratiche che puoi fare, come i bagni depurativi, che servono proprio a purificare il nostro corpo. Quindi fai una bella pulizia del tuo corpo, perché solo, cioè, se rimaniamo solo a livello mentale e non facciamo niente invece di concreto nel nostro corpo, purtroppo non andremo tanto lontano. Invece, ecco, lei e questa dea, insieme ai maestri ascesi, ci invitano proprio a fare, iniziare una bella purificazione, una bella pulizia del corpo. Poi, cosa possiamo fare per superare questi ostacoli? Quindi, questo già, loro già ci hanno dato una indicazione molto concreta. Vediamo invece, ah, eccolo, è uscita la gratitudine e di nuovo Body Soap Water. Eccolo qua, allora ci dice che per superare questi ostacoli probabilmente sono ostacoli derivanti dalla mancanza di gratitudine. Adesso abbiamo capito quali sono questi ostacoli. Non ci fermiamo a ringraziare abbastanza. Stiamo sempre a lamentarci e il lamento abbassa le nostre vibrazioni, purtroppo. Quindi, che cosa ci consigliano di fare i maestri ascesi di praticare la gratitudine? 5 minuti la mattina, 5 minuti la mattina, 5 minuti la sera, 5 minuti la sera. Io ho un diario della gratitudine che scrivo tutte le sere prima di addormentarmi, in cui scrivo le 5 cose per cui sono grata. E poi la mattina, quando mi sveglio, metto una mano sul cuore e inizio a dire grazie perché sono viva, perché oggi è un altro giorno in cui posso manifestare la mia missione. Quindi la gratitudine è sicuramente una cosa che possiamo fare per appunto superare questi blocchi dovuti proprio a questa mancanza di energie, dovuti alla mancanza di gratitudine. E ancora una volta le idee sono molto, molto, come dire, molto specifiche in questo. Ci hanno dato dei consigli molto specifici. Passa del tempo nell'acqua, ecco, quindi vicino ai corsi d'acqua, passeggiate vicino al fiume, vicino ai laghi, vicino al mare, per ricaricare le tue batterie. Infatti io ieri sono stata male, stavo male, sono andata vicino all'acqua, sentivo proprio il bisogno del mare, sono andata a farmi una passeggiata vicino al mare. Ma anche fare dei bagni col sale rosa, e serve tanto, andare alle terme, quindi vedi come sono specifiche. E poi vediamo un po'. Come ci sentiremo dopo che avremo attuato questi cambiamenti? Ci sentiremo più forti. Ci sentiremo più forti perché saremo anche in grado di dire no, finalmente. Saremo in grado di dire no, saremo in grado di mettere dei confini sani, come li chiamo io, quindi di impedire alle altre persone di farci perdere tempo in, diciamo, attività superflue, per non dire cavolate, e così facendo acquisiremo una saggezza ancora più forte. Infatti c'è Atena che
che dice: tu sai cosa fare, affidati alla tua saggezza interiore e fai delle azioni senza ritardare. Questa Atena è bella strong, infatti lei è vicino a questo gufo e c'ha una faccia come per dire: se non ti muovi adesso, ti faccio muovere io. Quindi adesso che hai imparato a dire di no, adesso che ti sei depurata, che hai imparato che tutto il mondo, che hai imparato che tutto ciò che ti circonda è un riflesso di quello che sta accadendo dentro di te, però quando hai capito che comunque tu sei sostenuta a livello infinito, che sei amata a livello infinito, e quando sai che la mossa da fare è comunque quella di scoprire la tua missione, non lo smetterò mai di ripeterlo, che ti porterà abbondanza, non solo economica, ma proprio personale. Quando scoprirai che sei una persona che è in grado, attraverso la sua femminilità, quindi non attraverso la sua energia maschile, che è in grado attraverso la sua femminilità di realizzare le sue intenzioni, realizzare i suoi desideri, allora la fase finale è questa. Inner wisdom. Questa è stata una lettura veramente molto molto bella. Scusatemi la mosciaria, ma devo ancora riprendermi. E adesso passiamo al secondo mazzettino, quello del camaleonte. Allora. Allora, vediamo un po' il camaleontino che cosa ci dice. Ok, alziamo? Pronti? Via! Ah, allora, a che punto ci troviamo adesso? Libero arbitrio, era cura, blossoming. Stai appena iniziando, per cui devi avere pazienza con te stessa e il processo e non demordere. Salute! Allora, libero arbitrio. Guardate, a che punto ti trovi adesso? Libero arbitrio. Che cosa vuol dire questa carta? Vuol dire che in questo momento preciso della tua vita tu hai carta bianca. I maestri ti stanno dicendo: guarda che puoi fare qualsiasi tipo di scelta. Puoi fare, se per esempio, ecco, mi è venuto in mente, vuoi cambiare lavoro perché non ti senti. Perché non ti senti rispettata come donna in questo lavoro, non ti senti magari vuoi andare in maternità, ti vogliono licenziare o comunque sei in un lavoro semplicemente dove non ti senti onorata e rispettata, oppure vuoi cambiare relazione perché non ti senti onorata e rispettata, hai il libero arbitrio, cioè fallo, cambia, non, nessuno ti costringe a stare in un posto, anzi. C'è un detto che dice: vai dove la tua anima viene onorata e rispettata. Vai dove vieni rispettato, perché altrimenti la tua anima ti farà avere degli incontri spiacevoli o comunque ti farà cambiare in altri modi poco piacevoli. Quindi finché sai che hai libero arbitrio, sfruttalo. Perché probabilmente tu ti senti schiava di questa situazione. Però senti anche come se non puoi fare niente perché ti senti impotente e va bene così, accogli questa tua impotenza, però poi riprenditi il tuo potere che deriva proprio dal libero arbitrio. Ecco, adesso anche la mia voce è ritornata. Il tuo potere deriva dal libero arbitrio, dal fatto che siamo dei creatori della nostra realtà. E questo blossoming, questa dea Ereku,
Aeracura, che presumo si legga Eracura, ci dice: guarda che stai appena iniziando, devi avere pazienza con il processo e non demordere, perché ti aspetta una bella fioritura. Vedi? C'è lei tutta bella che fiorisce con questa, anche vedi, bianco e bianco, che fiorisce da questo fiore. Dice: abbi pazienza, non devi cambiare subito tutto, cioè non ti aspettare di vedere questi cambiamenti magari in maniera immediata, ma come il fiore, aspettati di sbocciare piano piano, no? Come un germoglio che tu lo pianti e poi piano piano, piano piano lo innaffi con amore e poi quello fiorisce, però inizia a compiere ogni giorno il primo passettino che ti porterà verso quel cambiamento, che sia un cambiamento di relazione, di lavoro, vuoi trasferirti da un'altra parte, vuoi cambiare casa, qualsiasi cosa, devi cominciare piano piano, bellissimo. E poi, cosa devi invece lasciare andare per amarti pienamente? Vediamo cosa dobbiamo lasciare andare. Ah, è uscita la rosa e Kalì, fine e inizio. Il vecchio deve essere lasciato così che il nuovo può entrare. Cioè, azzeccatissimo. Quindi, che cosa devi lasciare andare? Guarda qua, tra l'altro, è uscito rosa e anche questa dea Kalì, che è una dea molto, 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 molto anche irruenta, ha un fiore in mano, come la rosa che è uscita qua. Guarda che bella. Allora, devi lasciare andare. In realtà lei ti sta dicendo che devi incominciare a guardarti come un fiore. Quindi devi lasciare andare tutti i vecchi schemi mentali che ti portano a credere che tu non vali, che tu magari vali meno degli altri, che gli altri hanno più diritto di te ad avere una vita felice, ad avere più soldi, ad avere una relazione felice. No, devi mettere subito fine a tutte queste storie che ti stai raccontando. Sono roba vecchia, infatti le dice the old must be released. Il vecchio deve essere lasciato andare, perché se dentro una stanza noi ci lasciamo la polvere, non possiamo fare entrare il vecchio. Quindi fai una bella spazzata, magari nei giorni di luna nuova. Fai una bella pulizia, leggiti un libro di decluttering, tipo io ad esempio voglio leggermi Il magico potere del riordino. Me lo voglio leggere, voglio fare lasciare andare tutto il vecchio e lasciare spazio nuovo, anche prendersi cura degli spazi. Quindi se vivi in una camera con altre persone, in una sa butta tutto quello che non ti serve, sia di fisico che non fisico. Buttare via le cose fisiche, quindi i panni che magari non ti servono più, vestiti, cose vecchie, robe, cimeli di fidanzati dell'anteguerra, ti può aiutare a essere più, a far entrare questa freschezza, questa ventata di Airwick Crystal Air. Non voglio fare pubblicità a nessuno. Questa ventata di frescosità, me la sono inventato io adesso questo termine, che è fondamentale per far emergere la dea. Penso che queste carte si siano spiegate molto bene. E poi, cosa invece deve essere, dobbiamo aggiungere, dobbiamo scoprire per farti sentire ancora più sicura? Una dea bella strong. Akasha e Bold. Allora, Freya è uscita. Allora, ti faccio vedere. Akasha è guarigione. E Freya è il coraggio. Guarda qua che mega dea deona. Bold è il coraggio. Infatti c'è lei con questa cornucopia, sta tipo Xena guerriera. Dice: scatena il tuo lato avventuroso. Prendi, cioè rischia e sii proprio, sii rischiosa, sii coraggiosa. E infatti, guarda, lei non se ne frega di niente, sta vicino a questo gatto selvatico e c'ha un'armatura, quindi ci vuole un po' più, scusate la parola, un po' più cazzute, si può dire. Allora, dobbiamo innanzitutto aggiungere guarigione nella nostra vita. Akasha esce quando c'è bisogno di guarigione.
Già che ti è uscita questa carta, già contemplando, se tu contempli Akasha, contempli già questa carta, ti senti questo amore dell'Akasha, dell'infinito, dell'universo che scivola su di te come luce dorata, come balsamo dorato, ti senti guarita, fai delle meditazioni per sentire l'amore che scivola su di te, lo devi sentire. E quest'amore guaritore ti dà coraggio, ti farà proprio sviluppare questo tuo lato, proprio wow, questo lato che ti porta a fare delle cose che tu mai prima avresti pensato che avresti fatto. Magari, ti ripeto, quel lavoro che avevi pensato di fare, che però per te era impossibile fare, perché dici no, ma chi mi si piglia, fa quella cosa, io sono troppo, non merito. E invece no. Fai anche viaggi, fai viaggi avventurosi, fai viaggi in solitaria, ci sono tanti gruppi su Facebook, fanno i viaggi da soli, questa è una cosa che io mi sono prefissata di fare. Fai cose concrete che ti fanno sentire avventurosa, scrivitelo qua adesso, tre cose che puoi fare per sentirti più avventurosa. Io per esempio mi farei un bel viaggio da sola, penso che la prossima cosa che farò sarà un viaggio da sola. È bellissimo, una volta che abbiamo attuato la guarigione, ritroveremo questo nostro lato così unleashed, proprio freedom. E poi, su quali aspetti del divino femminile dobbiamo lavorare di più? Allora, vediamo un po'. Ah, ecco qua. Allora, è uscita la legge dell'amore, che è sempre una delle mie preferite, e è uscita Sige, tempo speso da sole. Guardate com'è bella questa dea. Non so se si riesce a vedere. Comunque, Sige ci dice: prendi del tempo per te, per riposare, per meditare e per contemplare del tempo in silenzio. Allora, io di solito ultimamente faccio una pratica che mi piace tantissimo. Per riconnettermi con la mia dea, con la mia energia femminile, la sera, quando fa buio, che si vedono le stelle, mi metto il mio bel cappotto e me ne vado fuori al balcone di casa mia a meditare con una bella musica nelle orecchie. Questa cosa me l'ha fatto venire in mente Sige, perché Sige sta praticamente. È circondata da quest'aura tutta quanta colorata e sta è circondata dalle stelle. E mi ha fatto venire in mente che io, quando faccio questo tipo di meditazione, sento ancora di più l'amore, perché è come se, stando sotto il manto delle stelle, sentissi ancora di più questa mia connessione con l'unità, questa connessione con il tutto, la sento proprio forte. E quindi ti invito a fare la stessa cosa, prova per sentire ancora di più l'amore su di te, a spendere del tempo, a trascorrere del tempo di sera. Ti metti un bel cappotto, una sciarpa, una bella musica di rilassamento nelle orecchie, una meditazione magari guidata, e fai e cerca di connetterti con l'uno, con l'unità, con il mondo, con le stelle. Osserva la bellezza senza pensare a cose particolari. Lasciati guidare dalle stelle. Magari trovi una stella che ti piace, la guardi e le chiedi: che cosa mi vuoi dire? E lasci che i pensieri fluiscano. Ti lasci proprio pervadere da questo tempo che dedichi solo a te stessa. Guarda, è bellissimo. Quindi questa è una cosa che, un aspetto su cui lavorare è il tempo passato in silenzio. Il tempo, perché anche parlare troppo è energia maschile, noi sprechiamo tanta energia maschile, invece l'energia femminile è un'energia più silenziosa che parla attraverso gli sguardi, attraverso la contemplazione. Quindi consiglio azzeccatissimo. Poi, quali sono gli ostacoli che ci impediscono di connetterci con l'unità? Allora, la chiaroudienza è uscito e Isolt, Undying Love, l'amore che tu hai condiviso è eterno.
regardless of the situation, quindi non importa che situazione tu stia vivendo, l'amore che tu hai condiviso è eterno. Allora, che cosa ci sta dicendo? Che gli ostacoli che ci permettono di, che ci impediscono di connetterci sono proprio questo eterno chiacchierare, rimuginare, far lavorare la mente. Infatti dice, guarda che se stai in silenzio, come diceva anche Sige, quiet time, tu ascolterai anche la voce dei maestri che ti sapranno guidare le tue scelte, però devi passare del tempo in silenzio. E Isolt ci dice, e questo non ti devi preoccupare perché comunque quello che tu pensi sia stato tempo sprecato, amore buttato, è stato un amore che diciamo che rievoca nell'eterno, nell'infinita. Quindi non devi dire no, io ho dato tanto, adesso non do più. No. Ti sta dicendo, guarda, tutto l'amore che tu hai dato anche a persone che, tra virgolette, non se lo meritavano, è buono per il tuo karma. È stato comunque buono, è stata una scelta che tu hai fatto perché tu sei un essere infinito, un essere pieno di amore, non finisce mai l'amore dentro di te. E quindi è stato un amore divino, un amore. Infatti, guarda, lei sta in questo giardino meraviglioso. E ha questo cuore come pendaglio bellissimo. Quindi non ti preoccupare delle risposte, magari dei rifiuti che hai avuto nella tua vita, perché questo adesso rappresenta per te un ostacolo alla connessione con il divino maschile, il fatto di sapere di aver dato tanto e di esserti un po' chiusa. Però non ti preoccupare, continua a essere amorevole, che non significa non avere confini sani. Ma significa averli? Anzi, c'è un mio corso in cui spiego proprio come avere questi confini sani. Se vuoi sapere come averlo, poi mi scrivi in privato. E continua ad amare, continua a far stare aperto il tuo cuore, altrimenti ti inaridisci. Ok? Poi, cosa possiamo fare per superare questi ostacoli di concreto? Vediamo un po' cosa possiamo fare per superare fondamentalmente la chiusura di cuore. Vitalità e ricettività. Oh, vedi, cioè, sono sempre molto concreti questi maestri. Allora, la vitalità ci viene a dire ovviamente che per essere, diciamo, per sbloccare il nostro chakra del cuore, per superare questi ostacoli, per essere più, diciamo, più pronti, ecco, a superarli, dobbiamo coinvolgere il nostro corpo, perché noi non siamo solo spirito, non siamo solo mente, ma siamo anche corpo. Quindi fai qualcosa, cammina, passeggia, vai in palestra, stai all'aria aperta, esprimi il tuo corpo, cioè fallo muovere, muoviti questo tuo corpo, e muovendo il tuo corpo, Hathor ci dice che ci apriremo alla ricettività. Guardate com'è bella questa dea egiziana. Ci dice: permetti a te stessa di ricevere. Questo aumenterà la tua intuizione, la tua energia, la tua abilità di dare agli altri. Quindi apriti a ricevere. Tra l'altro, il ricevere è una qualità molto femminile. Noi donne siamo fatte per ricevere anche fisicamente parlando, no? E questo aprirà le tue intuizioni, la tua energia, la tua abilità di dare agli altri, perché quando ci sentiamo meri, cioè noi quando è che riceviamo? Quando ci apriamo a ricevere? Quando ci sentiamo meritevoli, no? E quindi quando noi ci permettiamo di ricevere anche la nostra energia femminile diventa più forte. Io, per esempio, un modo che uso sempre per ricevere è ballare. Per me ballare vuol dire ricevere, perché vuol dire lasciarmi trasportare, vuol dire che non devo essere io a guidare l'uomo, ma è l'uomo che guida me. Mi affido totalmente. Questo è uno dei tanti modi che io uso per ricevere, quindi impara a ricevere. Poi vediamo che alla fine come ti sentirai dopo tutti questi cambiamenti.
Ah, vedi. Allora, ci dirà, ci sentiremo molto forti come Ishtar. Ishtar rappresenta i confini. Ama te stessa abbastanza per dire no agli altri. Scusami. Ama te stesso abbastanza per dire di no alle altre richieste degli altri del tuo tempo e della tua energia. Quindi alla fine, come ci sentiremo un po', come ci siamo sentiti anche prima, nella lettura precedente, in cui abbiamo imparato a dire no. Se ti ricordi, nella lettura precedente, se hai visto anche l'altra era uscita il no, il cancello chiuso. Ti dice: guarda, questo amore che tu hai sviluppato per te stessa è così forte che adesso tu non ti sacrifichi più inutilmente per gli altri, nel senso tu ti ami, ti dai agli altri, però sai anche mettere i confini sani, i famosi boundaries, no? Di cui ti parlavo prima, i famosi confini sani. Quindi c'è questa donna che si ama così tanto che però ha imparato a dire: guarda, io ti posso aiutare, però fino a un certo punto. Oppure io ti posso aiutare, però se non vuoi essere aiutato, cioè se tu vedi che ci sta un'amica tua che ti pressa, che ti chiama, però per tenerti soltanto a sentire le sue lamentele, quello non la stai aiutando, stai semplicemente aumentando il suo vampirismo energetico. Quindi Ishtar ci dice: amati abbastanza per dire no agli altri. Quindi alla fine, dopo tutto questo lavoro che abbiamo fatto, in cui abbiamo imparato che ci vuole, cioè piano, le cose si raggiungono piano piano e che noi abbiamo il potere, che diventeremo con questo libero arbitrio, che praticamente mettendo fine alle cose vecchie, alle cose che non ci servono più, ritroveremo una nostra morbidezza, la nostra femminilità. E diventeremo anche con questa guarigione più coraggiose, capaci di fare cose che mai avremmo pensato di fare prima. E poi spendendo anche del tempo da sole, meditando, contemplando, aprendoci alla ricettività e soprattutto attraverso la vitalità, quindi muovendo il nostro corpo, rientrando in connessione con il nostro tempio, alla fine di tutto questo. Ah, e ricordandoci che tutto l'amore che abbiamo dato non è stato nullo, ma è stato un amore che è eterno, che riecheggerà nell'eterno per te, che ti ritornerà, ok? Ti ritornerà. Alla fine saremo delle donne che si ameranno profondamente la loro dea interiore. E che saranno anche capaci di dire no, che è una cosa tanto difficile per noi donne. Ecco qua, questa è la seconda lettura. Se ti è piaciuta, metti un bel like a questo video, iscriviti al canale per altre letture. E poi, se vuoi prenotare una lettura privata con me, puoi scrivermi nella mail o nel numero di telefono che ti lascio qui nei commenti. Un bacione, ciao!